Salve a tutti e benvenuti a Pane Sport. Entreremo oggi nel calcio di qualche anno fa, degli anni 70, 80, 90, fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Lo faremo insieme a Pino Antonucci. Pino è una persona che ho conosciuto negli ultimi 4-5 anni. Lui già era passato al calcio a 5, ha buttato la sua passione per il calcio nel calcio a 5. Però dalla sua voce ascolteremo tanto, ascolteremo che cosa è avvenuto in un quartiere storico della nostra città negli anni 70, 80, quando lui come presidente entrò alla guida della polisportiva quartiere Campo dell'Oro. Quei tempi era un quartiere vero, un quartiere complicato per la città. Lui ci ha raccontato che è entrato, che c'erano solamente ma 13 bimbi. Quando poi è andato via dopo qualche anno erano intorno ai 200, qualcosa in più, qualche numero in più. Quindi il lavoro che ha fatto in quegli anni è stato fenomenale. Ha immerso quella squadra, quella società nella Lega Dilettanti. Sì, perché è stata una sua idea passare dal giovanile alla prima squadra. Se andiamo a pensare che il primo allenatore in quella terza era al suo esordio il nostro tecnico del Civitavecchia Calcio, Paolo Caputo, possiamo ben capire quanta strada ha fatto sia il nostro tecnico, che poi è andato via da lì dopo aver vinto quel campionato, ha vinto in ogni dove, per ultima la vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso con la CPC. Ma allo stesso tempo anche Pino Antonucci, quanto poi ha fatto per quel quartiere e per il mondo sportivo calcistico e del calcio a 5 della nostra città. Un buongiorno Pino e benvenuto a Pane Sport. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno Pino. Senti, tu sei un dirigente, un presidente, un amante dello sport. Al tempo il calcio, ora negli ultimi anni del calcio a 5. Ma come è iniziata e quando è iniziata la tua passione per lo sport? Allora, innanzitutto grazie per questa cosa, insomma, che mi hai invitato. Veramente è un piacere oltre che un onore, insomma. Poi il fatto stesso che ce li sentiamo e ce li rivediamo, io personalmente, questa è già una gran cosa. Inizio, la mia è sempre stata una passione per il genere, perché poi quando ero giovane, quando giocavo a calcio, insomma, non ero un granché più che altro. Beh, siamo un due, siamo un due. Ero uno di quelli, una volta si diceva, con i piedi avvelenati, il mio allenatore, da allora mi diceva proprio, cioè, proprio i piedi fucilati, insomma. Vabbè, voi, ma... e siamo ingegnati in altro, dai, abbiamo vissuto, sì, lo sport in un'altra maniera. Sì, sì, è vero, mi è piaciuto sempre organizzare all'interno dello sport, per la verità. La passione è nata come dirigente più che altro. È andata molti anni fa, insomma, qui parliamo di poco prima degli anni 70, ecco. Beh, qualche anno allora, ma sì. Una cinquantina di anni fa, sì, 50-55. Credo proprio di sì, insomma, abbiamo avuto una bella parentesi a San Gordiano, quando a quei tempi si chiamava ancora Club Roma, con il mio amico Alfredo Falappa e Massimo Quadretti. Adesso mi auguro che non mi dimentico nessuno, salutiamo caro Maurizio Avanti. Beh, ma pure perché è passato qualche anno, quindi ci può pure stare che magari qualcosa uno si dimentica. Sì, fondammo il San Gordiano, allora che tra l'altro aiutate anche dal medico Simbertino, insomma, questo ci aiutava quel tempo a utilizzare quel campo dell'oratorio, era un campo pieno di sassi. L'abbiamo messo un po' in ordine, abbiamo cominciato a fare qualcosa.
Poi? Poi dopo, subito dopo, sono entrato nel campo dell'oro, lì tra l'altro ho avuto il piacere e tra l'altro l'onore di conoscere tantissima gente, e loro hanno iniziato, dico, era già stato fondato, per la verità il campo dell'oro a quei tempi era un anno dove tra l'altro si veniva da una storia della polisportiva quartiere Campo dell'Oro, naturalmente calcio 11, Sì. era un po' una leggenda per Civitavecchia, era stata una leggenda. Subito dopo, come tutte le altre cose belle, poi si rompe un giocattolo. Io entrai subito dopo, arrivai lì, insieme a i fratelli Fattori, che sono quelli che hanno bene o male fatto la vera storia della polisportiva in quel quartiere. Un quartiere a quel tempo era un quartiere difficile, devo dire, un quartiere dove veramente era difficile anche camminare per quei tempi. È vero, è vero. E quindi rifondammo il campo dell'oro, rifondammo il campo dell'oro prendendo il nome che già c'era. Altra, la polisportiva quartiere Campora, che poi polisportiva non lo era perché c'era soltanto la disciplina sportiva, che era soltanto il calcio. Il mio Calcio. sogno era quello di farla diventare una polisportiva, quindi con più discipline. E mi ricordo, insomma, che dopo i fasti, delle vittorie, eccetera, il presidente d'allora andò via e lo rifondammo. Mi ricordo che presi la squadra, presi la società, dove c'aveva soltanto 13 bambini, mi ricordo, e l'unico allenatore che era rimasto era Eugenio Pavanna, il grande Eugenio Pavanna, che saluto, che non lo vedo più da molto tempo, mi auguro che stia bene, ma che lo preso, sono 13 bambini, io presidente con un gruppo di persone, tra l'altro che c'era già lì, eccetera, e lì iniziamo la storia della polisportiva quartiere Campoaro, e iniziò da quel tempo fino al momento in cui lo lasciai nel 2010. Immagina quanto tempo. Beh, quanti anni sei Ecco, stato sì. lì? Una ventina d'anni Beh all'incirca. sì, gli anni sono stati tantissimi, insomma, io ho portato da 13 ragazzini Quanti eravate, va bene? fino a 200 ragazzi, poi dopo. E un'altra disciplina sportiva che era il calcio a 5, con il mitico Nilla di Fabrizio Nunzi. Fabrizio Nunzi, sì, che abbiamo sentito qualche giorno fa e ci ha raccontato la sua storia sulle panchine civitavecchiesi. Se È un grande ricordi tecnico. bene, è un grande tecnico, rimane un grande tecnico, Sì. veramente. Se ricordi bene la tua intervista che io ho seguito, mi dissi pure che in una delle tante panchine che aveva girato, ha vinto anche un campionato Sì. con il Campo dell'Oro, Sì. che è il Campo dell'Oro in cui il presidente ero È io. di te. Ecco, voglio dire, a Campo dell'Oro iniziamo a lavorare su tutti e due i fronti, però voglio dire, abbiamo iniziato a fare la scuola calcio con i pulcini, poi dopo piano piano gli esordienti, giovanissimi, allievi, under 18, e lì iniziai poi dopo 3 volte a fare un'altra scommessa con i dirigenti dell'ora, ed era quella di portare il settore dilettantistico nel quartiere Campo dell'Oro, nella polisportiva quartiere Campo dell'Oro, perché non esisteva, c'era solo, c'era solo il settore giovanile, pure quando Campo dell'Oro vinceva tantissimo negli anni precedenti, e comunque la Lega Nazionale Dilettanti non c'era. E io lo fondai, tra l'altro, veramente iniziai prima, iniziai un anno prima, prima che poi lasciò il presidente Fabio Caputo, subito dopo la presi. Insieme a Fabio fondammo questa cosa prima,
partendo dalla terza categoria. Indovina chi era il primo allenatore? E questa è storia, veramente lui si ricorderà bene, anche perché sai che io sono sempre stato e continuo a essere il suo grande estimatore. Il primo allenatore era stato proprio quel Paolo Caputo, che oggi sta sulla panchina del Cinque. Sì, e Iniziò ad allenare con noi. ne ha Quindi fatta Paolo di Caputo, strada nel frattempo. e poi nel frattempo ne ha fatte di strada Tanta. di vittorie, e Sì. poi tra l'altro ha allenato fior fior di giocatori, Sì, insomma. sì. La storia di Paolo Caputo, che saluto e che faccio i miei auguri e le congratulazioni, perché ho letto proprio oggi sui giornali che lui, al di là di tutto, insomma, rimarrà ancora con Civitavecchia. Adesso speriamo un attimino che si possa riprendere sulla panchina di Civitavecchia. Veramente vi faccio tanti tanti complimenti e tanti auguri per tutte le vittorie che ci ha avuto, non l'ultima quella in Coppa Italia, insomma. Sì, Fatto le quella cose dell'anno scorso. straordinarie e ha fatto le cose straordinarie, fatemelo dire, insomma, tra l'altro. Ha iniziato con me, Beh, giusto, poi giusto. È giusto. ha iniziato con me, poi l'anno dopo andò subito via, perché poi tra l'altro se lo sono subito preso io, nelle categorie superiori, mi Beh. ricordo bene, ecco questo è. E beh, campo dell'oro per continuare, insomma, grazie a loro iniziamo con la prima squadra, poi abbiamo portato in seconda categoria, quindi grandi vittorie con Paolo, poi seconda categoria, poi in prima categoria. Prima categoria devo dire che pure questa fa anche la storia del calcio dilettantistico, perché una squadra di una piccola società come la mia da allora non è mai retrocessa. Questo era. E ho iniziato a fare un po' opera, se vuoi, di rigenerazione all'interno di quella polisportiva, all'interno di quel quartiere che io amo, ho sempre amato, benché non ci abbia mai Abitato. abitato, insomma. È sempre stata proprio la mia seconda famiglia, insomma, tra Beh, quello l'altro. insieme ad altre zone di Civitavecchia, tipo Nona, Terza Strada, il Ghetto, quella è la parte storica, la parte viva della città, senza poi, quella è proprio, è il vero Civitavecchiese, si trova lì e in altri, a pochi posti, non dove poi si è ampliata la città con gli anni, è lì che c'era la Civitavecchiesità, quella lì vera, quindi è normale che uno rimanga attaccato. Ma io credo proprio di sì, anche perché io sono nato in un quartiere più De popolare di Santis, Pisa. No, figuriamoci. senza appunto. Al De Santis mi lega una grande amicizia con il mio grande amico Luigino, Pietro Nilli, che è sempre stato io ho appreso da loro l'arte di fare il presidente, il grande Luigino Pietro Nilli, Col Gargana. veramente. Com'è? Dico con il campo che passava lì al Con la fianco, con la Gargana di Gargana. Santis, Sì. e io lì ho iniziato, voglio dire, i primi rudimenti proprio E posso di chiedere una questa. cosa? Ma Sì. rispetto agli anni 80-90, cioè tu ricordi quanti campi c'erano al Gargana, al Gedila, Aprocampo, c'è stato quello del Tame, c'è stata veramente una miriade di campi. Perché poi tanti sono scomparsi proprio? Gargana ci hanno fatta la mediana e quindi è sparito. Altri che sono stati abbandonati e non se. Cioè, ma e cosa è accaduto? A livello pratico, cioè, erano pochi i bambini oppure alla fine non c'era più interesse? No, a quei tempi i bambini, i giocatori, proprio c'era un bel vivaio, era molto Dovunque andavi, forte sì. Civitavecchia. Dovunque andavi, sì. Il problema sono state alcune scelte politiche. Allora, se vedi, per esempio, al Gargano, insomma, ci hanno fatto passare una strada, questa è Sì. stata una scelta, diciamo, della città. Altri probabilmente sono state scelte politiche, perché la stessa morte del Saraudi, Bravo, Saraudi, eh. quello è stato veramente uno scempio proprio veramente per la nostra città. Dico, tra l'altro, quello era stato fatto se vuoi, con i sudori del mio amico veramente Carlo Maielli. Tra l'altro, tieni presente che sono stato uno dei pochissimi presidenti
tra l'altro, ad andare d'accordo con l'altro mio presidente di rimpettaio, il grande Carlo Paglielli, veramente un grande appassionato di calcio, nel suo pro campo dell'oro, che poi nacque da una scissione del campo dell'oro. Io non c'ero ancora, io andai, come ti ripeto, al campo dell'oro, mi insediai subito dopo. Cioè la loro scissione, però io con Carlo ho avuto sempre un ottimo rapporto, anche di collaborazione se vuoi, Beh, no? quello è sempre Perché lì mi importante. hanno fatto chiudere quel campo. Io adesso la verità non la so, insomma, so No, beh. soltanto che è stato fatto uno scempio, veramente un insulto allo sport. Un peccato per Questo tante realtà. e poi c'era Beccigatti pure lì, c'era un bel settore giovanile a quei tempi lì. Ma tra l'altro, siccome diciamo, i gestori da allora non erano i proprietari del terreno, tra l'altro finì anche lì, se vuoi, il calcio in quel quartiere lì è stato veramente un'altra bruttura, perché anche da lì nacquero tantissimi giocatori che poi sono ora tecnici vecchi, eccetera, eccetera. Però non si sa, lì c'era una vecchia proprietà che aveva deciso di vendere il terreno, chiusero il campo, imposero la chiusura, adesso non so bene quello che era la verità. E difatti poi la società, che era una bella società, me lo ricordo bene, è chiusa, eppure lì fu veramente un vero peccato. Insomma, Beh. c'erano. Cioè, le nascite c'erano, se vuoi, anche ovviamente c'era proprio come posso dire, una sorta di frazionamento, no? Dei ragazzi, se posso dire, se è giusto il termine. Ogni quartiere, bene o male, aveva una propria scuola calcio, un settore giovanile, eccetera. Poi dopo è successo dell'irreparabile, è successo qualche cosa che a noi umani non è dato a sapere, almeno per come ci Vabbè, questo è. stendiamo un velo pietoso, dai. Questo forse è Stendiamo il un termine velo. giusto. Senti, ci mancano un paio di minuti, tre. Io però un salto lo vorrei fare perché noi ci siamo conosciuti nel mondo del calcio a 5. Sì. In questi ultimi anni, in questi ultimi 4-5 anni, Sì. mi racconti, cioè, perché poi alla fine, cioè, tu hai iniziato, cioè, sei passato dal calcio a 11 al calcio a 5, ma l'hai fatto in grandi modi, in grandi stili. Io mi ricordo le ultime 2 volte che ci siamo visti, le ultime 2 o 3 annate, cioè, insieme alla tecnica, Raffaella Termini, cioè tu sei quella che poi hai portato avanti il calcio a 5 in un certo modo e maniera, con ottimi risultati, visto che le squadre che voi avevate hanno vinto in entrambi gli anni i campionati. Una cosa al volo, invece voglio dire adesso che negli ultimi 2 anni, tra l'altro, insomma, collaboro con la CSL, l'anno Sì. scorso nel calcio 11, ma l'anno prima, per ritornare al discorso del calcio 5. Beh sì, nel 2010, dopo che ho lasciato il calcio 11, mi sono preso una pausa, proprio dall'altro perché ero stanchissimo, non mandava più. Poi ho iniziato, tra l'altro invitato da alcuni amici, insomma, tra l'altro a dargli una mano, ad organizzare magari un'altra disciplina, qualcosa del calcio a 5, che comunque a me mi è sempre piaciuta, perché tra l'altro io al campo allora ce l'ho avuta, e con i quali ho iniziato a collaborare, fermo restando che non sono un grande esperto di calcio a 5, per la verità. Io ritengo di poter dare il mio apporto, di aver dato il mio apporto in termini organizzativi, e quindi ho cominciato a dare una mano al calcio a 5. Ebbene, l'abbiamo fatto qui, dico qui perché io abito a San Liborio con Antonio Mammoli, tra l'altro veramente che saluto e ringrazio, anche se poi sono stati momenti particolari come stanno tutti, però in effetti io mi stimo sempre. Tutti quelli che
con i quali ho lavorato, e si è lavorato bene, insomma, tra l'altro insieme a me, poi dopo, tra l'altro c'è stato gente come quelli, allenatori del calibro anche di adesso, di Fazio, allora, a quel tempo, insomma, grandi conoscitori del calcio civico, oltre che Fabrizio Nunzi ancora ed altri allenatori. Devo dire che il calcio a 5 è una disciplina sportiva molto, ma molto, molto seguita, e lo dobbiamo a questi personaggi, a questi allenatori che oggi veramente vanno per la maggiore. Ecco, io un saluto particolare e un augurio particolare lo faccio a Tancini del Civitavecchia, ecco, perché veramente l'ex CQC, dico tra l'altro, veramente gli faccio gli auguri perché è stato un grande giocatore. E oggi, tra l'altro, merita sicuramente una bella panchina come quella della CPC. E per la CPC, se un altro secondo ancora ce l'ho a disposizione, volevo intanto salutare il presidente, ovviamente, con il quale veramente mi lega una profonda amicizia, ma il presidente ricorderà benissimo che quando la CPC di allora iniziò a cimentarsi negli amatori, Nel fino 2005. Antonucci, ecco, fino Antonucci nel 2005, presidente del Campo dell'Oro, gli diede in termini gratuiti la possibilità di allenarsi al Campo dell'Oro e iniziare l'avventura della grande CPC. Questo mi piace No, sottolinearlo, anche giusto, giusto. perché l'ha sottolineato anche il presidente Presutti. Lo voglio dire perché poi. E niente, fatto questo, sono appunto arrivato al campionato e mi sono interessato più che altro ultimamente del settore giovanile. Il settore Sì. giovanile ho visto che veramente si è ben diretto e lo stanno facendo, per la verità. Sì. Adesso le persone che io ho menzionato poco fa, se si punta molto sui giovani, Civitavecchia potenzialità ce ne stanno tante per poter andare avanti. E credo che qualche società pian pianino, se i campionati riprenderanno dalla C2, andranno pure veramente anche, possono partecipare a campionati Più importanti, più prestigiosi. importanti. Un'ultimissima cosa, voglio fare Dimmi. i complimenti anche al presidente Moneroni, devo dire, perché ce l'ho qui di fronte, perché con la sua società ha cominciato già da un po' di tempo, ecco, c'è un bel settore oggi, specialmente quello femminile, devo Beh. riconoscere che veramente sta lavorando bene. Ecco, insieme femminile e maschile, cioè, perché secondo me il calcio a 5 sarà anche il futuro di questa bellissima disciplina sportiva, ritengo sia, perché è diametralmente opposto al calcio a 11. Io ritengo che non sia il parente povero del calcio a 11 e calcio Non lo è 5. più, non lo è più, magari un tempo. Calcio a 5, se sei intelligente lo fai, non è soltanto un problema di piedi, Sì. ci vogliono anche cervello. E su questo devo ringraziare gli allenatori che sono stati insieme a me, in ultimo devo dire veramente la grande Raffaella Termini. E veramente, insomma, tra l'altro è stata una grande maestra sia per quanto riguarda il femminile che per quanto riguarda il maschile, Sì. il settore giovanile, ecco. Questo quello mi viene in mente in questo momento. Poi qualche cosa a Marie, Beh, come il vedrai. tempo era quello che era, il tempo è tiranno, e quindi avremo anche modo poi di risentirci. Certamente sì, poi come si dice, che l'uomo è grande e qualche cosa le possiamo Qualcosa si dire. Mi dispiace dimentica. per quelle che ho dimenticato, ma insomma, No, vabbè, ma come dire, capiranno, non ti lo preoccupare. voglio bene a tutti di Vabbè. questo bellissimo sport. Ok, un grazie Pino, un tante grazie per questa chiacchierata. Grazie, grazie a Ciao ciao Pino. te. Ciao. Un vero e proprio Amarcord. Cioè, ha raccontato il calcio di un'epoca che per noi, cioè io comincio ad avere qualche anno, magari ancora
ancora riusciamo a ricordare, ma per i nostri giovani, per i trentenni, è un po' più complicato a ricordare quel tipo di calcio e quanti campi c'erano per fare calcio in quegli anni lì. In tutti i quartieri cittadini c'era un piccolo campo, un piccolo stadio dove poi i bambini del quartiere affollavano sia dai più piccoli, sia dalla scuola calcio fino ai più grandi, giovanissimi, agli allievi e così via, anche se a quel tempo avevano altri nomi, sinceramente. È stato un percorso bello, è stato sentirlo dalla sua voce. Sicuramente il tempo non era poi così lungo, perché sicuramente ci avrebbe raccontato anche altri aneddoti di quegli anni. Un salve a tutti.